Ok ragazzi, eccoci di nuovo qui e benvenuti nella quinta parte del tutorial dell'installazione di Windows, praticamente in questo caso è il 10 sul PC Lenovo. Però questa cosa, io ho fatto il PC Lenovo ma qualsiasi altro brand, quindi su tutti i PC ragazzi, eh. Ok, andiamo un pochettino così faccio vedere meglio, perfetto, ok. Stavo facendo vedere, quindi ragazzi, vi stavo facendo vedere i programmi che installo. Okay. In questo caso io l'ho connesso a internet, vedete, è già connesso. La prima cosa che faremo è praticamente, quindi abbiamo installato già il programmino che è Classic Shell, questo qui che ho fatto vedere nell'altra parte, quindi facciamo così, eliminiamolo. Tanto l'abbiamo già installato, mano a mano vi elimino, quindi queste sono copie, eh. Non è l'originale della mia chiave, quindi sono copie che io ho fatto per farvi vedere l'installazione dei programmi. Ok, ragazzi. Quindi adesso andremo ad installare subito l'antivirus. Quindi andremo qui, in questo caso io metto Avast, ragazzi, perché mi trovo molto bene, che sono anni. Perché la gente, le persone, come degli amici che vengono anche qui a casa, loro credono, dice, mettiamo questo antivirus perché ho sentito dire, mi hanno detto, ma uno non è che mette l'antivirus per sentito dire, mi hanno detto, cioè uno lo mette perché lo conosce, allora siccome loro non lo conoscono, loro la dicono così perché non lo conoscono, ma io che lo conosco, che ci lavoro ragazzi, vi assicuro che Avast dei gratuiti è uno dei migliori, se non il migliore, mi sembra comunque sia che è il migliore dei gratuiti, se non mi sbaglio dovrebbe essere il migliore, comunque non voglio dirlo a alta voce perché ragazzi... Poi le cose cambiano durante il tempo, quindi passa uno, l'altro. Comunque, secondo, per me è il migliore praticamente dei gratuiti. Quindi, ok, in questo caso lui ci chiederà, vedete, è partita l'installazione, ci chiederà installa. Qui sotto ha messo una flaggatura, leggete sempre le flaggature. Si installa anche il browser praticamente Chrome. Ok, perfetto, io lo voglio, perfetto, così mi risparmia la fatica poi di installarlo a me, perché non uso di certo quello che ha, diciamo, quello che ha dentro Windows, che è Explorer, perché è molto pesante sia per aprirlo che per chiuderlo, quindi ragazzi sarà pure buono, ma è molto pesante, io non lo uso Explorer e quindi uso Chrome. Al massimo allora se devo mettere fino a qualche anno fa Firefox, è molto meglio ragazzi. Ok, quindi ha tutti i plugin dentro, quindi non è che parte come ad esempio alcuni browser che sono molto leggeri e poi alla fine non hanno nessun plugin, quindi vai sul sito, scarica il plugin, no? Sarebbe il plugin, c'è scritto plugin, si scrive, mi sembra. E quindi sarebbe quello, ecco ragazzi, che magari alcuni non... Quando vi chiede scarica il plugin della... se no non vedi la cosa, non vedi la foto, non vedi... Ragazzi, questo glielo diamo noi, quindi nel browser qui c'è inserito già. Ok, ragazzi. Quindi già ce n'ha lui alcuni, poi glieli andremo a dare anche con Silverlight, vedete, eccolo qui. In questo caso ho 3264, lo metteremo a 64 bit. Ok, in questo caso l'antivirus, vedete, sta caricando le varie opzioni. Allora, mentre l'antivirus comunque se lo sta scaricando, noi che cosa faremo adesso? Installeremo Adobe Reader. Perché Adobe Reader? Perché Adobe Reader è un programma per aprire PDF. Quindi se io ci lavoro, l'utente in questione ha una palestra, ci lavora con una palestra, quindi ragazzi, gli serve i PDF, i documenti, quindi se ci lavori gli servono i documenti e tutto il resto. Quindi ragazzi, è per quello. E quindi andremo a mettere subito, ad installare subito Adobe Reader. Ok, perfetto. Allora, lascio continuare ragazzi perché intanto... Sui programmi ve li lascio, tanto durano pochissimo le installazioni, quindi eccoli qui. Quindi vedete, questo è un quad core, quindi più core avete, più avete, e ancora non l'abbiamo riavviato per mandare in funzione al sistema operativo, per dirgli che entrano tutti e quattro core in funzione, diciamo, quindi il sistema operativo ancora non lo sa perché ha bisogno di riavvio, vedete ragazzi, quindi io ancora non l'ho fatto, eh. Comunque potete fare più opzioni insieme, vedete, mentre installa l'antivirus sta facendo questo, quindi andrà leggermente, ma di pochissimo, di niente più piano, perché l'hard disk è uno solo e quindi il braccio deve muoversi molto veloce per installare uno e l'altro, però ragazzi non è un problema, quindi riusciamo benissimo a farli contemporaneamente. Questi, vi ricordo ragazzi, sono tutti i programmi gratuiti, ok? Gratuiti, tutti free, quindi gratuiti e in italiano, possibilmente in modo che poi ognuno scegli la sua lingua, però andate nelle opzioni, cambiate lingua, ragazzi. Però, cioè, principalmente io che parlo solo italiano e mastico, anzi, diciamo,
anche l'inglese un pochino, quindi meglio l'italiano comunque per me, personalmente meglio l'italiano. Ok, l'installazione è terminata, eccolo qui, l'ha installato, eccolo qui, andremo ad eliminare quest'altro, quindi elimina, perfetto. Ok, ATube Catcher, questo programma che serve principalmente a scaricare a uso personale, ragazzi, non a uso che è free sempre, ragazzi, quindi è gratuito, quindi non a uso di copyright, ma a uso personale, video, canzoni, quello che sia, da YouTube. Quindi, ragazzi, voi copiando il link oppure da io dico YouTube, ma principalmente viene usato da YouTube, però se voi copiate l'URL sopra di un'altra parte, un'altra canzone, lui ve la scarica. Lui scarica qualsiasi cosa. Questo programma, praticamente io uso principalmente YouTube, ma scarica principalmente tutto. Cioè tutto quello che gli date o cercate direttamente su YouTube, senza andare, principalmente perché anche nei canzoni li cerca lì, quindi senza aprire, diciamo, il browser, andare su YouTube, prendere il link, no, questo programma ve lo fa direttamente aprendo soltanto lui. Ok, quindi solo il programma. È molto facile, ragazzi, in italiano è molto facile. Quindi non è, diciamo, che alcuni... Scusate se ribadisco sempre questa frase che dico sempre in italiano, ma non è perché ce l'ho con nessuno, è nel senso per dire, ragazzi, che... alcuni mi chiedono, ma però se scrive cose strane che è un'altra lingua? No, è una lingua, diciamo, è in italiano, non è in inglese, non è poi buon, per tutti quelli che sanno l'inglese bene, ecco, diciamo. Ok, avvia, togliamo la spunta, no, in questo caso la avvieremo dopo, ok. Adesso, ecco, togliamo questo, quindi togliamolo, perfetto. Ok, BitTorrent, BitTorrent non lo uso in questo caso, BitTorrent facciamo così perché non lo uso. Allora, eccoci qui ragazzi, scusate che mi avevano suonato e ho dovuto stoppare un attimino. Ok. Allora ragazzi, eccoci qui. Vi dicevo, allora, mi sembra questo che era... Ah, eccolo qui, BitTorrent noi non lo usiamo, ok. Io non lo uso comunque perché mi trovo meglio con il mulo, però ragazzi, io lo metto qui perché nei programmi predefiniti, ok. Se qualcuno me lo chiede, lo installo comunque, o torrent o BitTorrent, quello che sia. Ok, adesso installeremo CCleaner, eccolo qui. Intanto l'antivirus sta facendo ancora da solo. Mi pare che ha finito, però adesso vedremo. Ecco, selezioniamo, vedete, parte in English, in inglese, quindi selezioniamo la lingua. In questo caso mettiamo l'italiano. E dove sei? Dove sei? Sopra, sopra, sopra. Che non lo trovo mai. Eccolo qui, perfetto. Eccolo qui. Allora, diamo l'ok, perfetto, andiamo avanti, quindi selezionata la lingua, vedete, vi fa scegliere molte lingue, quindi la lingua che è più appropriata, ok? Andiamo qui, diamo l'ok. Se vi compaiono cose strane con flaggature, leggete sempre, ragazzi, nell'installazione, perché altrimenti loro vi installano, specialmente se collegato su internet. Vedete, qui vuole installarmi un'altra volta Chrome, no, già ci pensa l'antivirus. Vediamo cosa mi dice. Ok, perfetto. Ok, togliamo su esegui e togliamo vedi note. Ok, no, perfetto. Ah, non mi ha chiesto strano, non mi ha chiesto la pubblicità perché di solito ci mettono delle pubblicità qualcosa. Perfetto, e quindi anche questo è installato. Andiamo qui e togliamo elimina, perfetto. Adesso, prima di installare gli altri, andiamo sull'antivirus. Vedete, l'antivirus ha finito, facciamo lo esegui. Allora, anche se non sembra, mi sta installando comunque sia anche Chrome. Quindi tra un po' comparirà l'icona, lo fa tutto in automatico, quindi perché voi avete lasciato la spunta su Chrome, quindi lui l'installa in automatico. Adesso aprirà questa schermata. Questo antivirus è free, quindi c'è scritto proprio, quindi antivirus, vedete, Avast free antivirus, quindi non è a pagamento, non è niente, quindi ragazzi, optiamo più per programmi facili, gratuiti e possibilmente che sono molto anche buoni. Diciamo, quindi optiamo sempre per questo. Allora, la nuova versione di Avast non serve registrarla. Sull'altra versione, quella vecchia, per fortuna che diciamo l'hanno capito, vedete, qui c'è scritto registrati, però registrati è per registrarsi al sito. Io sono registrato, ma no. Quindi prima c'era l'attivazione, dovevi cliccare qui, effettua l'attivazione, metti l'email, adesso non serve più, lo fai in automatico. Poi hanno cambiato anche un'altra opzione, quindi hanno messo che sia l'antivirus che il cestino. Aggiornamento, andiamo qui, perfetto. Eccoli qui. Quindi impostazioni, vedete, l'aggiornamento automatico qui e automatico qui. Sono tutte e due in automatico. Ok, prima invece dovevi farla te praticamente. Ok, sposta il cestino, altre minacce, sposta il cestino, cosa ha trovato? Vediamo, eccezione, no. Cosa mi ha trovato questo? Ho capito, perfetto. Ok, via. Abbiamo tolto, via. Sicuramente aveva visto qualcosa quando avevo inserito la chiavetta. Ok.
Perfetto, allora questo qui, e qua intanto eliminiamo, svuoto cestino, ok, eliminiamo i programmini che sono qui, perfetto. Allora lo status lo togliamo, non ci serve più, perfetto. Adesso ragazzi andremo ad installare quest'altro. Allora ragazzi farò una sesta parte ragazzi, perché vedo che siamo arrivati a 10 minuti. Scusate se è un po' lungo ragazzi, ma purtroppo per l'installazione dei programmi, se vi taglio tutti i pezzi non ci capite niente ragazzi, quindi ve lo lascio proprio nudo e crudo, però farò più parti. Ci vediamo nella sesta parte ragazzi, ok? Ciao ragazzi.